la fase finale del massimo campionato di basket Under 19 e quest'anno si disputerà a Torino. Il capoluogo sabaudo ospiterà infatti dal 25 al 31 maggio la finale nazionale Beko Under 19 d'eccellenza. Torino raccoglie il testimone da Udine, sede delle ultime tre edizioni dell'evento, e diventa per una settimana capitale del basket italiano. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla società PMS, si aprirà il 24 maggio con la cerimonia di inaugurazione alle 21 in Piazza Solferino. Dal giorno successivo, fino al 28 maggio, le 16 migliori squadre d'Italia proveranno a strappare un pass per la fase finale sui parquet del Palais Einaudi di Moncalieri e del Palazzetto dello Sport di Collegno. Dai quarti di finale le gare si sposteranno al Pala Ruffini di Torino, tempio del basket cittadino. La finale si giocherà domenica 31 maggio alle 20. Di avere qua la miglior selezione di quello che sono i giovani del nostro paese per quanto riguarda la pallacanestro è un orgoglio per noi. È importante che un'organizzazione di questa manifestazione sia stata assegnata proprio a PMS Basketball, perché riconosce un ruolo del movimento giovanile che PMS Basketball in questi anni ha messo in piedi, non solo a Torino ma nella prima cintura, realizzando così un pochettino un antesignano delle politiche sportive su scala metropolitana nel basket. Quindi molto orgogliosi. Se a questo aggiungiamo la festa del basket che avremo in Piazza Solferino domenica pomeriggio, aperta a tutti i cittadini, beh, allora avremo veramente, insieme alla Supercoppa di Lega a settembre, coronato l'anno di Torino 2015 con il grande basket. Essere coinvolti all'organizzazione delle finali del torneo più importante Juniores vuol dire avere la stima sia della città che da parte della federazione, che vede in noi la società giusta per organizzare un momento così importante. È chiaro che, come ho detto anche prima, avere tre gruppi piemontesi su 16 a partecipare a questa finale ci gratifica anche da un punto di vista regionale, e quindi siamo particolarmente contenti. Speriamo anche che queste finali ci diano soddisfazione sia di risultato della manifestazione, ma non oso pensare se per caso i nostri gruppi, noi, Biella e Casale, riuscissimo anche a vincere qualche partita, che ritorno di immagine e di iscritti potremmo avere la prossima stagione. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Il vortice depressionario si esaurisce gradualmente e la pressione in rialzo. Per domani, giornata decisamente più soleggiata, seppur con ancora un po' di nubi irregolari pilotate dalle correnti orientali, soprattutto al mattino sulle pianure. Temperature in rialzo a tutte le quote. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio non prendete impegni. Siete tutti invitati a Rivarone per la 44esima Sagra delle Ciliegie. La Proloco, in collaborazione con il Comune, ha organizzato 3 giorni di puro divertimento. Venerdì 22, B-Wave Party, e dalle 22 tutti in pista al ritmo della Disco Grill. Sabato 23, a partire dalle 19.30, cena in allegria con le specialità del territorio, intrattenimenti e giochi per i bimbi. Il tutto in compagnia dell'orchestra spettacolo Bruno D'Andrea. Domenica 24, pranzo e cena con i piatti tipici, tanto divertimento per i più piccoli, mentre la serata sarà lietata da Giada e le dolci note. L'appuntamento è a Rivarone per la 44esima Sagra delle Ciliegie, ingresso libero con ampio e comodo parcheggio.
Siamo lieti di invitarvi alla presentazione del libro di Alessandra Vinotto, Poesie dalle terre di mezzo, venerdì 12 giugno alle ore 18:15, Sala Camino, Palazzo Ducale, Genova. Presentazione a cura di Stefano Bigazzi con l'intervento dell'attrice Franca Fioravanti e della violinista Angela Zappolla. Saranno presenti l'autrice e l'editore. Seguirà Cocktail, Poesie dalle terre di mezzo, a cura di Alessandro Prusso, nota critica di Giovanni Giaccone, prefazione di Claudio Pozzani. www.alessandravinotto.it. Evento organizzato da Art Commission in concomitanza con il 21esimo Festival Internazionale di Poesia.